Emma Marrone criticata per il suo peso e look. La risposta contro i followers. Emma Marrone è una cantante molto in vista in Italia e si parla spesso di lei. Protagonista di Sanremo 2024 con la sua Apnea, che le ha fatto riscuotere un ottimo successo anche dopo la manifestazione canora, Emma talvolta finisce bersagliata dagli utenti sui social. In molti la criticano per il suo peso o per la scelta del suo abbigliamento. La cantante però risponde sempre a tono alle critiche dei suoi followers e anche recentemente è successa la stessa cosa. Un utente, Claudia, ha commentato un video di un'esibizione dell'artista salentina dicendo che spaccherà il palco se dovesse continuare così. Il riferimento è al peso della cantante ed è chiaramente un insulto. Ovviamente, il post non è passato inosservato né agli altri followers di Emma Marrone, né alla cantante stessa che ha risposto pubblicamente a Claudia. Infatti, esordendo con un buongiorno dal Medioevo, ha aggiunto che i social dovrebbero essere tolti alle persone che lasciano questi commenti potenzialmente dannosi per gli altri. Emma Marrone ha poi tuonato «Vergognati, fai schifo» contro l'utente, che a quanto pare non ha risposto ulteriormente rilasciando altri commenti. Il popolo del web si è poi schierato dalla parte di Emma con tanti commenti solidali verso di lei e contro l'utente che l'ha attaccata per il suo peso. Emma Marrone purtroppo è già finita nel mirino delle critiche per il tipo di abbigliamento che sceglie. A volte ad attaccarla sono stati proprio i giornalisti. La cosa è successa soprattutto al Festival di Sanremo 2022. In quel caso, un giornalista, pubblicando la sua foto, disse che la Marrone avrebbe dovuto evitare di indossare le calze a rete con una gamba importante. Ancora una volta, quindi, Emma è stata attaccata per la sua forma fisica e la cantante non ha esitato a rispondere, dicendo che in questo caso le è stato fatto body shaming. Emma ha detto che però il messaggio non cambia ed ha invitato tutti a vestirsi come si vuole, anche indossando calze a rete con gambe importanti se si ritiene opportuno. L'artista ha detto che tutti dovrebbero amare e rispettare il proprio corpo vestendosi come si desidera. Emma Marrone ha anche sottolineato che ancora oggi c'è un grande bisogno di femminismo in tutti gli ambienti. Voi che cosa ne pensate? Avevate già letto le critiche contro Emma Marrone e gli insulti? E che idea avete in merito? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.